Nonostante un disperato intervento chirurgico tentato per salvargli la vita, è morto nella notte Silvio Cuoco, ex direttore sportivo del Como nel 2008 e della Canzese dei Miracoli che raggiunse la C2, era molto conosciuto in città e in tutto l'ambiente sportivo. Troppo gravi le ferite riportate in seguito allo schianto avvenuto ieri sera poco dopo le 19 ad Albavilla. Cuoco, 43 anni, era in sella al suo scooter Malaguti nei pressi della rotonda della provinciale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato urtato da una Lancia Y che usciva da via Bollettone. L'impatto con l'auto lo ha sbalzato a terra. Le condizioni del motociclista sono apparse gravi fin da subito. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo sul posto prima di trasportarlo all'ospedale Sant'Anna, dove poi è stato operato. Silvio però non ce l'ha fatta. Lascia la moglie e due figli, un maschio e una femmina, rispettivamente di 15 e 13 anni. Il mondo dello sport è in lutto, moltissimi messaggi di cordoglio che stanno arrivando da più parti. La società Calcio Como è vicina al dolore della famiglia di Silvio, grande sportivo e vero uomo di calcio, si legge sul sito del club lariano. Condoglianze alla famiglia sono arrivate anche dall'Atalanta, il figlio di Silvio è infatti un giocatore degli allievi.